semplicemente non l'accetto, ci sediamo, benissimo. Magari inizio direttamente con una riservata alla parte che non ha accettato e gli dico: puoi spiegarmi perché non hai accettato questa proposta? Sono dei punti su cui possiamo tornare a parlare? Sì? No? Siamo stati qui, c'è l'avvocato Campanelli? Sì, io. Ok, abbiamo avuto una mediazione con lui, prendo il tuo caso, così la possiamo riportare, se sei d'accordo, senza fare nomi, chiaramente, a proposito di riservatezza, dove la parte chiamata dell'avvocato non voleva assolutamente verbalizzare i punti che avrebbe dovuto portare all'assemblea di condominio, in forza di che cosa? In forza proprio della riservatezza. Io ho suggerito agli avvocati, in maniera anche piuttosto spinta, me ne rendo conto, ho detto: signori, guardate che poi portare questo tipo di potenziale accordo in una mediazione, forse erano 10-15 punti, non me lo ricordo, comunque parecchi, fatto, ve lo dovete scrivere su un foglio, lui la scrive in un modo, l'altra la scrive in un'altra, mettiamoci qua, ci abbiamo messo forse 3 ore quel giorno, non mi ricordo, comunque è andata un po' per le lunghe. Alla fine l'avvocato mi ha seguito perché non era molto d'accordo, l'abbiamo scritta ed effettivamente mi ha comunicato adesso che abbiamo la mediazione tra un paio di giorni, è stata accettata. Ora, è stata accettata perché l'abbiamo scritta bene? No, perché abbiamo fatto sicuramente un buon lavoro, quello scheletro ha dato la possibilità a tutte le parti, perché era un condominio comunque, di prendere nota di quello che era stato deciso.